Un'altra giornata positiva, difficile proprio per questo, ancora più ricca di soddisfazioni per Stefano Rossi. La settima tappa dell'Africa Eco Race è stata davvero tosta sia a livello di navigazione sia a livello di terreno molto vario, ma soprattutto con i primi importanti cordoni di dune della Mauritania. Il sorriso c'è e anche grande, perché abbiamo concluso la prova con entusiasmo, abbiamo affrontato tutte le difficoltà che potevamo trovare, la prova era molto lunga. 500 km sono arrivati poco dopo il tramonto, quindi siamo veramente contenti, perché nelle parti finali con il buio non era così semplice né da guidare né da trovare la strada, ma Alberto è stato bravo, ce l'abbiamo fatta, ce la siamo cavata in tutte le situazioni, sabbia, piste, dune, c'era veramente di tutto, la macchina sembrava sempre frenata, c'era vento e sabbia che rendevano difficoltoso anche l'avanzamento, però anche lei si è comportata molto bene. Grande Alberto, dici la tua impressione, io sono veramente contento. È stata molto dura perché la navigazione non era facile, Stefano mi ha aiutato in un paio di punti che erano particolarmente insidiosi e difficile da trovare il cap corretto, e ho guidato molto bene, soprattutto col buio che non è per niente facile, perché non si vedono le buche, non si vedono le insidie del terreno, e abbiamo fatto più di 2 ore col buio e non è stato per niente facile. Già era difficile con la luce, quindi col buio tutto si è complicato, ma fortunatamente siamo arrivati alla fine in tempo utile. Grande Bertino, grande. Ciao ragazzi, ciao. Anche questa è fatta. Ciao. Ciao ciao.